città vive di basket da sempre, ha una storia incredibile che la mette a livello di passione al pari di tante altre città più grandi. È da sempre così, ha vissuto una fase molto negli anni 80-90, molto di spicco, con le due formazioni di Verto e PL che erano ai vertici del basket. Dopodiché c'è stata una flessione che può essere anche naturale nel mondo dello sport per città che sono città di provincia, non città grandi. E però questa flessione, la curva poi è ricominciata a salire da 3 o 4 anni a questa parte, i risultati li abbiamo visti sul campo con le due formazioni che sono tornate in Serie B e ora sono al vertice, sono appaiate al primo posto del campionato e guardano più in alto, ma c'è il dato sul seguito che il basket a Livorno. Qualche settimana fa c'è stato il derby proprio al Modigliani Forum con 8.000 persone a vederlo, questo ha fatto notizia, e contemporaneamente c'era un percorso dell'amministrazione per riportare la nazionale dopo 27 anni in questa città. Collegato a questo c'è anche un aspetto che voglio ricordare, che era legato al novembre del 2018, quando questa città purtroppo non riuscì ad ospitare la nazionale. È un cruccio che personalmente, dopo, quando sono arrivato a fare il sindaco, volevo superare, perché non fu una bella immagine della città, e quindi sin dal primo giorno ho lavorato cercando il contatto con il presidente Petrucci, che è stato super gentile, perché già prima del Covid noi ragionavamo di questo, poi il Covid ci ha fermato per le scelte che ci sono state, però poi dopo, superata la pandemia, siamo ripartiti e arriviamo ad oggi con la nazionale al Modigliani Forum. Qui ci sono i gestori che ringrazio per la disponibilità, per la prontezza con cui si sono messi a lavorare per questo. E quel palazzetto ha visto anche un grosso investimento per adeguarsi ai grandi eventi, un investimento dell'amministrazione comunale, un lavoro anche dei gestori, e quindi siamo arrivati qui. E in questo percorso c'è stato Massimo Paravoni, che ha giocato un ruolo fondamentale, tra poco lo sentiremo. Ci sarà nella parte finale di questa conferenza stampa uno spazio dedicato all'Accademia Navale. Ringrazio l'ammiraglio e il comandante di Renzo, perché a seguito di questa partita della nazionale ci sarà un bellissimo evento di solidarietà proprio legato al basket. Ringrazio la società che ha curato l'organizzazione e gli atleti, l'atleta e il coach presente. Tra l'altro Gianmarco Pozzecco, glielo ho ricordato adesso perché lui naturalmente non se lo ricordava, però insomma nel 93, quando lui era questo, io ho una foto dell'archivio, nel 93 qua a Livorno io ce l'avevo nel mio archivio questa fotografia. E quindi gli ho ricordato insomma di questi trascorsi con lui giocatore qua. Io mi fermo qua, do la parola a Giovanni Petrucci, presidente della FIP, facendo una sorta di domanda: un altro sold out per questa nazionale, cosa significa? Io non ho mai tradito il basket. Io ricordo presuntuosamente che poi anche a Livorno, oltre che dopo l'inaugurazione del palazzo e balconi, io presi il primo premio Picchi, medaglia d'oro, il primo premio Picchi, e quindi venne a Livorno in una partita, lo ricordavo prima, Inter CSK di Mosca. Sono sempre stato, diciamo, legato a questa realtà. Hai avuto ragione tu, sindaco, e Massimo Paroli. Questa partita si deve proprio a loro due, onestamente, perché hanno superato le difficoltà obiettive che c'erano. La Federazione Internazionale chiede
invitato l'ingegnere Boris Nicolai, insieme, no? Dall'altra parte, quindi c'era già una grande rivalità, già allora c'erano quasi tutti esaurito. Questa è una squadra giovane, quello di Gianmarco Fonseca, che poi ha anche un significato particolare perché il 24 è un anno dall'invasione della Russia all'Ucraina e quindi anche nel discorso che ho fatto l'altro ieri alla squadra lo ricordate, in quanto questi atleti, questi giocatori non hanno solo l'aspetto ludico della partita in sé, ma anche di tutto quello che c'è intorno a questa partita. L'organizzazione, ovviamente, abbiamo già una carta vincente che è quella di Master Group, che qui rappresentata dal direttore generale Avvocato Santa Maria, è quella che gestisce il Sassuolo Calcio, quindi è di primo livello. Poi saluto con grande piacere il comandante dell'Accademia, ricordo che è il sogno di tutti gli italiani, o adesso anche gli italiani, entrare nell'Accademia di Livorno. Qui abbiamo lo staff di primo livello con il direttore generale Rainotti, Carlo De Calcati, i due assistenti di Gianmarco, quindi siamo venuti con una squadra degna per far fare bella figura alla federazione ma anche alla città per tutto quello che voi, che lei, che tu hai fatto per avere un grosso successo. Sì, tutto esaurito, questa è la nazionale che crea simpatia, non solo per la capacità, la simpatia, la bravura di Gianmarco Fonseca, ma anche per le facce dei nostri giocatori, per cui speriamo di onorare al meglio. Ho detto che non sarà una partita amichevole, anche se siamo qualificati, per il semplice motivo che serve anche il ranking. L'Ucraina avrà tutto l'interesse perché in corsa insieme all'altra squadra per onorare e quindi sarà una partita difficile tirare fino alla fine. Grazie per la parola a Massimo Faraoni, perché attraverso il comitato regionale Massimo e la federazione hanno voluto fortemente che questa partita si giocasse a Livorno e subito risposta alla grande. Buonasera a tutti, ringrazio il presidente Petrucci per aver candidato la città di Livorno a ospitare questa partita. Da quel momento di luglio 2020, quando siamo al sindaco, abbiamo incontrato il presidente, aveva dato questa possibilità, abbiamo lavorato questi anni per avere la nazionale, la città, tutta la nostra regione è gratificata da questo, abbiamo collaborato con un'azienda di primo livello che è la Master Group, rappresentata dal dottor Santa Maria, perché l'evento si svolgesse nel migliore modo sull'aspetto logistico e organizzativo. E sicuramente un grazie all'amministrazione e a Luca Salvetti in prima persona, perché è stato il primo che ha fatto di tutto per adeguare l'impianto Paolo De Diani alle norme internazionali che, come ha detto il Presidente De Lucci, sono molto stringenti, e per la volontà che ha messo di poter giocare nella città di Livorno questa partita. Siamo molto orgogliosi di questo, come livornesi, come toscani, che dopo tantissimi anni finalmente la nazionale maggiore deve fare una partita ufficiale a Livorno. Abbiamo aggiunto sicuramente un'eccellenza, che è questa collaborazione con l'Accademia Navale, che è un'eccellenza nel mondo, che per la città di Livorno è un orgoglio, perciò anche qui abbiamo aggiunto qualcosa di veramente bello e importante. Grazie. Grazie a tutti, grazie a Gianni Giannone, grazie di essere qua. E do la parola ad Antonio Santamaria, direttore generale Master Group Sport. I livornesi hanno offerto una risposta immediata ed entusiasta. Cosa ci si deve aspettare oltre alla prova della squadra domani? Grazie, sindaco. Para mostrar la partita di qualifica del campeonato mundial. La promessa è stata
sistema importante sia per la nazione italiana, ma anche un sistema importante per il territorio, perché questo è sicuramente è un luogo fertile, c'è un grande fervore di interesse per il mondo del basket. Parlando dell'evento, come dicevo, un evento dove non ci sarà più la possibilità di acquistare i biglietti perché è sold out, e ci saranno vari momenti che saranno momenti di entertainment per rendere sempre più spettacolari i nostri eventi, oltre ad avere ovviamente a tasso di livello tecnico elevatissimo nella propria domanda. Avremo dei dunkers che vengono dalla Slovenia che si esibiranno, ci sarà ovviamente la partecipazione dell'Accademia attraverso l'inno che verrà suonato per entrambe le squadre, per cui un grande evento che devo dire che domani diventa la prima volta anche con la nuova maglia della nazionale. Questo è un aspetto importante: a Livorno verrà giocata la prima partita con la nuova maglia della nazionale che abbiamo comunque presentato pochi giorni fa presso l'azienda Marco. Questo comunque è un altro momento importante del nostro evento che si disputerà domani sera. Non mi resta che ringraziarvi, darvi appuntamento al prossimo evento. Credo che ci saranno sicuramente possibilità e opportunità di tornare, e ormai l'impianto è adeguato ai nostri standard, per cui sicuramente è un arrivederci. Grazie. Adesso vado dal commissario tecnico dell'Ital Basket, Gianmarco Pozzecco. Le domande tecniche naturalmente arriveranno successivamente. Io ho solo un'introduzione da fare. Torni qui a Livorno, dove c'è stato un passaggio della tua carriera del giocatore estremamente significativo. Conosci il pubblico di Livorno, sai cosa questa città può dare in determinati eventi. Buongiorno a tutti, ringrazio il sindaco prima di tutto perché in questa foto poco volentieri la stavo difendendo, cosa che in carriera non è caduto veramente, però la utilizzerò per far vedere che è successo. Sono passati 30 anni, adesso chiaramente io mi emoziono perché sono vecchio e mi capita spesso. Io volevo buttare per te la cosa. Carlo è sdraiato. Sai che sembri molto più giovane di Carlo. E sono passati 30 anni. Sindaco, permettimi di correggerti, non è stato un passaggio, ma è stato forse il momento più importante della mia carriera. Io arrivavo da sconosciuto in un palcoscenico straordinario come quello della Serie A e incontrai un posto favoloso, con un bellissimo ricordo di Livorno, del pubblico, dell'affetto che la gente qui a Livorno è capace di trasmetterti. Feci un campionato eccellente. Grazie a tre figure che nella mia carriera secondo me sono state indispensabili, perché mi hanno fatto capire quello che volevo diventare. I tre erano Dado Lombardi, che non c'è più, e poi due miei compagni di squadra, Stefano Atruia e Michael Richardson, che mi hanno accudito in quella nata splendida, la vecchia Livorno, dove andavo a mangiare praticamente ogni giorno. Insomma, un giocatore di pallacanestro vive una vita estremamente bella, ma per certi versi estremamente complicata, perché si trova a 20 anni a, come dire, giocarsi il proprio futuro, no? Io in quella annata avevo grandi aspettative, e grazie all'ambiente che trovai qui a Livorno sono riuscito a soddisfare quelle che erano appunto le mie aspettative in tutto il resto della mia carriera. Quindi ringrazio, dopo 30 anni, Livorno per avermi aiutato a conseguire il mio sogno. Grazie. Questa è una cosa che è bellissima, no? Perché dopo due giorni che ero qua, per come siete fatti voi, siete talmente focosi,
Caldi, che dopo due giorni tornavo a casa e parlavo con i miei e dicevo muore dei dai. I miei inizialmente non capivano, poi dopo una settimana mi hanno raggiunto e anche loro mi rispondevano muore dei dai tu. Niente, sono estremamente contento perché la pallacanestro qui a Livorno riviva i fasti del passato, perché è un posto dove la pallacanestro non può non esserci. Ho visto quanto bello sia stato il derby, quanta passione la gente ci metta. Sono convinto che domani sarà, indipendentemente poi dal risultato, sarà una festa, ci sarà grande condivisione, i miei ragazzi emozionano, la gente di Livorno si emoziona, quindi connubio perfetto. Allora, adesso, prima di aver ringraziato, ci tengo perché hanno fatto un grandissimo lavoro gli uffici comunali e i dirigenti Pandotti e Agostini, che insomma su questo palazzetto hanno negli ultimi mesi veramente lavorato con grande attenzione. Poi l'Italia è già qualificata, ma non conta questo, perché c'è tutta la grinta, c'è tutta la voglia, c'è tutta l'intenzione di divertire. Sì, sicuramente sono stati molto ben accolti in una ragazza nazionale qua a Livorno. Personalmente io ho giocato con i giocatori di Dragon Bosco Livorno quando militavo con la ragazza firenze, più o meno. Almeno i genitori dei miei compagni, dei miei avversari, li conoscevo già, il pubblico caldo e questo ho avuto già come assaggio. Però siamo contenti, come è stato detto, il palazzetto sold out, è una partita importante perché l'Ucraina viene qua a giocarsi la qualificazione, quindi una data molto importante per loro e noi dobbiamo onorare questo momento. L'ammiraglio Di Renzo, comandante dell'Accademia Navale, è qua perché oltre a ormai essere diventato appassionato di basket in maniera assoluta, però voleva ricordare che al di là della vicinanza dell'Accademia a questo evento, ma che il 3 marzo c'era un altro evento particolare e significativo. No, grazie. Intanto, buonasera a tutti. Mi sono notato una parola che abbiamo detto prima tutti quanti, ed è orgoglio. No, noi come accademia siamo orgogliosi per definizione, ma siamo particolarmente orgogliosi di essere parte di questo importantissimo evento sportivo. Cioè, come è già stato ricordato, l'Accademia Navale sarà presente in campo con la propria fanfara, che eseguirà i due inni, l'inno nazionale e l'inno della nazione, l'inno di Mamma e l'inno della nazione Italia. Musicisti stanno studiando già da qualche settimana per eseguire la perfezione. Quando si tratta di sport noi ci siamo sempre, lo sport è un terreno di inclusione, di superamento delle barriere, di formazione del carattere, quindi è uno strumento imprescindibile per la formazione dei nostri ragazzi e che l'Accademia Navale sorga insieme alla città più medagliata d'Italia, questa è una cosa che il sindaco ricorda tutte le sere, questa sera non l'ha ricordato, però lo ricordo io. Non può che farci piacere perché naturalmente ci inorgoglisce, ma soprattutto perché ci consente di realizzare delle splendide sinergie con il comune, con tutte le società atletiche, anche molto blasonate, che sono a Livorno. Ecco, il derby delle stellette lo abbiamo chiamato questo evento sportivo di beneficenza che abbiamo organizzato come Accademia Navale con il comune e con le due regine del basket livornese, la Libertas e la PL. È un esempio di questa sinergia. Questo evento si terrà al Modigliani Forum il 3 marzo. I proventi andranno interamente devoluti a una rete di Onlus che va sotto il nome di In Cammino con noi. E consiste in questo. Abbiamo cercato di replicare il derby sperando di fare il tutto esaurito. Adesso non so se ci riusciremo, però i livornesi hanno un grande cuore. E le due società schiereranno in campo delle formazioni miste, fatte di giocatori professionisti e di atleti dell'Accademia Navale e delle altre accademie nazionali che poi hanno voluto aderire a questo evento, quindi anche l'Accademia di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e l'Accademia di Bergamo. Quindi
si limita naturalmente all'evento sportivo, sarà densa di tante sorprese, ci sarà la fanfara e ci sarà la partecipazione di due attori molto amati, Stefano Santomauro e Claudio Marmucci, che parteciperanno indossando i colori delle due opposte tifoserie. Quindi venite se potete, se non potete venire comprate il biglietto perché vedrete lo spettacolo che farete una colazione. Grazie a tutti. Siamo stati anche abbastanza bravi nel dettare tempi, diciamo, televisivi a questa conferenza stampa. È il momento delle domande. Chi vuole prenotarsi? Perfetto, prego, se si presenta Sky, se vuole venire al microfono, altrimenti. Sì, tanto la domanda è, chiedo a Pozzecco, a Gianmarco, se ci dice i 12 di domani. Aspetta per un momento che ti mettiamo di qua. Ma c'è già. Domanda da sé. Mi sta decidendo. No. Allora, i 12 di domani sono Fissu, Mennion, Lattadori, Bortolani, Visconti, Guardantanse, Moraschini, Ricci, Bindiga, Caruso, Tessitori, e il dodicesimo? Bravo, vedete, questo è un test per i miei assistenti, Severini. Sempre ripeto? No, li avete memorizzati. La verità è che, come sempre accade, nei vari mestieri che ognuno può svolgere, ci sono le parti più soddisfacenti e gratificanti e le parti un po' meno belle, no? Chiaramente per me oggi è stato difficile andare da 4 dei 16 ragazzi e dirvi che non parteciperanno all'evento di domani sera, però anche vero che il senso di responsabilità e l'attaccamento che i ragazzi stanno dimostrando, che i ragazzi tutti stanno dimostrando nei confronti di questa maglia è qualcosa di incredibile. È la cosa di cui io vado, come dire, nettamente più fiero. L'ammiraglio prima giustamente sottolineava la parola orgoglio, e orgogliosamente i ragazzi vestono questa maglia e sono disposti al sacrificio e a rinunciare di qualcosa di personale per il bene della maglia. Grazie. Applauso. Dopo la prima domanda, chi si inserisce? Nicola Vagni, Livorno Today. Volevo chiedere a Gianmarco due cose. La prima, quali sono le differenze nel basket di oggi, allenare una nazionale in campionati pieni ormai di stranieri e quindi andare a cercare di reperire italiani bravi anche nelle leghe minori, per magari giovani, per farli crescere, quindi le differenze da allenare una squadra di club e una nazionale. E beh, ho una memoria di una formica. Vabbè. La seconda dopo la fine, risponda prima con il resto. Beh, hai detto una cosa estremamente esatta, c'è una grandissima differenza tra allenare, non che io abbia allenato la nazionale quando chiaramente giocavo, però ho partecipato da giocatore alle varie selezioni. La grande differenza è questa: una volta c'era un bacino di utenza enorme e soprattutto avevi innumerevoli giocatori che all'interno dei loro club erano protagonisti. Oggi spesso ci accade di dover, come dire, allenare giocatori che ricoprono un ruolo anche marginale nel loro club. È la prima cosa che faccio io e che ho fatto anche oggi, perché mi sono accorto che non so chi è, ha postato un video su Instagram, perché ormai viviamo, come dire, monitorati a vista continuamente, ma sono felice perché ha messo questo video dove si vede che io sprono i miei ragazzi a sentirsi forti, competitivi, al di là di quello che poi succede nel loro club. Se li ho convocati è perché li stimo, li ammiro e ho grande considerazione di loro e sono convinto che siano in grado di essersi protagonisti anche a un livello altissimo come il nostro. Anche
tutti i risultati, insomma, anche senza i, i fenomeni del mondo, arrivano forse Nicola Vanni. C'era, non ricordo, la verità è che io e il presidente Salvatore eravamo, soprattutto durante la prima finestra, dove chiaramente avevamo la necessità di vincere la prima partita per qualificarsi, eravamo estremamente preoccupati dal fatto di non poter disporre magari delle nostre stelle, perché impegnati in America, in Eurolega. Abbiamo mantenuto una discreta calma, il presidente nei confronti miei e di Salvatore ha un duplice compito, che è quello di, lo svolge estremamente bene, quello di stimolarci, ma al tempo stesso ci dà, alla fine, alla resa dei conti ci dà grande serenità. Nel momento in cui poi noi facciamo delle scelte, lui si schiera sempre dalla nostra parte, questo è, ci facilita tanto il compito, però è vero, soprattutto nella prima finestra siamo stati clamorosamente bravi, secondo me, a fare in modo che i ragazzi magari un po' meno esperti riuscissero a ottenere un risultato storico, che è quello della qualificazione mondiale anticipatamente. E la seconda, qua abbiamo un allenatore, insomma, la cui carriera... Abbiamo solo uno, lui. Esatto. No. E, insomma, farsi anche rispettare in panchina è abbastanza semplice quando si ha una carriera così. Tu venivi con qualche diffidenza, certo, per il lato caratteriale. Certo. Come hai trasformato il carattere da giocatore a quello da allenatore, dove bisogna essere rimasto uguale? È un bene o un male? No. Però, guarda, il presidente spesso scherza, però anche quando scherza dice delle grandi verità. Non hai capito niente della vita. Io mi sento ancora un giocatore di pallacanestro. I giocatori intanto mi guardano, come dire, in modo strano, perché non sono abituati ad avere, come dire, un allenatore che... Vi racconto un piccolo aneddoto: la prima volta che sono andato in trasferta, allenavo Capodorlando, saliamo sul Puma, io da giocatore avevo questa abitudine, insomma, mi prendevo la libertà di scherzare sempre, un mio giocatore mi passa davanti e sta salendo sul Puma e io volevo dargli un colpetto, insomma, le parti più sensibili dell'uomo. E quando ho fatto così, il giocatore mi ha guardato, perché non è abituato per l'allenatore, così. Non mi vedo, insomma, Similiano Allegri che dà. Mi sono fermato, dato la finta, perché mi stesse mettendo a posto i capelli, fortunatamente ce li ho. Ogni tanto servono. E chiamai poi il mio predecessore, cioè colui il quale ha allenato la nazionale prima di me, che è Piero Sacchetti, gli raccontai l'aneddoto e gli disse: beh, quindi, mi dice: guarda, la verità è che io voglio vivere il mio rapporto con il giocatore così. E lui mi disse: vabbè, qual è il problema? E io gli dissi che i giocatori non sono pronti a... E poi soprattutto mi dicono tutti quanti che probabilmente troverò dei giocatori che ne approfitteranno e non ci sarà un rapporto sano. E lui mi ricordo, mi rispose: vabbè, ma per 4 o 5 giocatori che non avranno la capacità di capire come comportarsi con te, vuoi precluderti la possibilità di avere 1000 rapporti stupendi. Da quel giorno io mi sono sentito in libertà di continuare a dare le volte nelle partite di tutti. Applauso. Grazie Nicola. Scusate, Marco, se volete applaudirmi così è meglio. Cioè, ho fatto un applauso. Ci vorrebbe quello con la scritta, sì, va bene, possiamo andare, no? Dobbiamo andare da Milano. A Milano io a battaglia navale ero un drago, eh? Avete bisogno di qualche suggerimento, qualche approfondimento ancora col presidente, con siete tutti già pienamente soddisfatti, mi sembra che sia... Io devo ricordare una cosa. Domanda così tanto per dare una battuta dalla nazione. Se domani sono giuri, però insomma, mai siete qualificati. Permetto che uno capisca un accidente di sport. Non è l'unica. Sono una marziana in questo contesto. Umilmente mi prostro davanti a tutti. Ma se domani esce vincitrice l'Ucraina e si qualifica, non piangerete. Guardi, noi abbiamo la necessità e
di come dire. O è imperativo che diciamo. No, signora, adesso glielo spiego velocissimamente. Noi viviamo chiaramente all'interno del mondo sportivo dove ci sono sostanzialmente le regole. Noi saremmo molto felici che domani l'Ucraina si possa qualificare, è vero anche che vorremmo vincere, però la verità è che se si qualifica l'Ucraina non si qualifica la Georgia e quindi per una giustizia sportiva noi proveremo, come dire, a fare il nostro meglio affinché le regole dello sport vengano mantenute solide. Della partnership tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Federazione Oncologi, Cardiologi e Dermatologi. Saranno presenti il presidente Giovanni Petrucci, Gianmarco Pozzecco e il presidente di Foce Francesco Cognetti. Vi preghiamo di partecipare, naturalmente numerosi, e qui ci sono i responsabili dell'ufficio stampa della FIP, se volete per l'accredito potete rivolgervi a loro. Allora, perfetto. Se non c'è altro, io ringrazio di nuovo tutti i partecipanti, è arrivato anche il dirigente dello sport Enrico Montagnani che si era perso prima i ringraziamenti che avevo fatto, glieli faccio adesso, veramente di nuovo allo Stato Giacomelli della Modigliani Forum, grazie per il lavoro svolto. Se mi permette, Sindaco, qualche anno fa Brescia ha vinto la Coppa Italia, quindi come CT, aggiungerti Presidente, nei complimenti che volevamo fare chiaramente personali e tutto lo staff a Brescia, Presidente Ferrari, a Coach Magro, a Medeo della Valle, che ha vinto l'MVP, fare complimenti a Brescia, ha compiuto un mezzo miracolo e ha emozionato vincendo la Coppa Italia. Complimenti. Saluto anche Graziani che è qua in rappresentanza della federazione, il giocatore che ha incrociato. Bene, che sia una bellissima serata, che sia una bellissima permanenza della nazionale a Livorno, che ha scelto tra l'altro anche uno scenario bellissimo come quello dell'Hotel Palazzo domattina quando vi sveglierete e vedrete lo scenario di Livorno, della Livorno.